fedelissimo di Lino Cangemi, presente in tutte le spedizioni dal 2014 ad oggi, Giordania, Perù, Kilimangiaro e adesso Mera Picca. Quarta prova, quarto tentativo, quarto traguardo. Quarto traguardo. Ancora il traguardo è lontano, mancano meno di 10 giorni alla partenza. Quest'anno si va in Nepal. È una spedizione un pochettino più dura, però abbiamo una preparazione diversa. Speriamo quest'anno che tocchiamo i 6.470. Una somma imponente per voi che affrontate una spedizione del genere. Sì, quest'anno era in ballo un'altra meta, che spero un altro anno faremo. Solo che quest'anno ci è capitata in una coincidenza che facevamo con Lino, è capitato un programmino del Nepal, poi modificato da Lino come al solito suo, che era un'altra meta, era un 5-8. Dice Lino: no, andiamo quest'anno, facciamo così. Ci siamo avventurati su questa bella spedizione. Che il quarto giorno già cominceremo a prendere le quote già dei 4-6, 4-8. La tua Nikon è pronta a riprendere questi elementi, credo, unici. Sì, quest'anno è ancora, spero, più carina, perché ci sono questi villaggi che passeremo, questi villaggi nepalesi, che hanno queste sembianze asiatiche, e spero. Poi con Salvatore e con la redazione abbiamo cercato di fare una cosa nuova quest'anno, che già dal quarto giorno spero vi piaccia questa cosa che stiamo preparando. Stiamo ragionando con Salvatore se il penultimo giorno dell'attacco alla vetta potremmo fare questa cosa qua, ma già il quarto e il sesto, il settimo, mi sembra già che ci siamo. È una cosa carina, spero vi piaccia a tutti. Un attacco alla vetta che l'anno scorso sul Kilimangiaro, con quella telefonata che è rimasta nella storia dello sport gioiese e non solo, ha avuto un successo enorme per Vincenzo. Sì, l'anno scorso abbiamo fatto la telefonata in cima, dedicandola pure ai quattro ragazzi che l'anno scorso abbiamo dedicato tutte le vette. Ora, quest'anno, ti ripeto, con questa novità che non vi posso ancora dire che cos'è questa sorpresa, perché di là ci garantiscono una buona copertura satellitare, una buona copertura pure internet. Se riusciamo a fare questa sorpresina, è una cosa che a oggi non siamo riusciti, per questione pure di clima, perché qua già il quinto giorno penso già ci diceva la guida che siamo già a meno 20, perciò vediamo, tra virgolette, se il clima pure ci aiuta. Visto che sei comunque uno degli abitué ormai di queste spedizioni, sei stato sempre presente, le sensazioni tue personali rispetto alle precedenti sono le stesse o questa spedizione sul Mera Peak ti incute più, diciamo, pensieri, difficoltà mentali? Guarda, come penso già abbiamo detto, ogni spedizione è bella a sé. Prendo pure dalla Giordania, col deserto, con il Perù che c'erano quei colori meravigliosi, il Kilimangiaro che è l'Africa che trasmette questa emozione. Il Mera Peak è già, noi già il quinto giorno già facciamo tutto alpinismo, perciò non, almeno io non sono, Lino già è pratico, io non ho mai fatto, io abbiamo provato a fare un po' di alpinismo,
quest'anno spero questo è un po' più di paura c'è, se non c'è la paura spero e non hai stimoli. Quest'anno faremo questo tutto ghiacciaio, poi il quarto giorno, il quinto giorno, dal quinto giorno dovremmo prendere già qualche ghiacciaio e poi l'uno, mi sembra che l'uno dovremmo già prendere la vetta. Un grosso in bocca al lupo. Il grande ritorno di Umberto Pilleni dopo la Giordania nel 2014, ritorna a tutti gli effetti operativo per una grandissima spedizione a Merapic Umberto Pilleni. Umberto, un ritorno in grande stile. Sì, ho un attimino voluto riprendere quella che era la fase iniziale che abbiamo fatto e mi sono deciso dopo le altre spedizioni che hanno fatto gli altri di mettermi un pochettino a regime perché fisicamente non ero a posto. Adesso finalmente dopo un anno di sacrifici stiamo cercando di rifare quella che è le varie escursioni che abbiamo iniziato con Lino e Vincenzo. Tu hai fatto parte della spedizione in Giordania che è stata la prima della Sud Trek, avvenuta nel 2014. Dopo ci sono state quelle in Perù e sul Kilimangiaro, adesso si va solo in Merapic. Sì. Una tappa dir poco, diciamo, difficile, però la Sud Trek ormai ci ha abituato. Impegnativa per la quota, impegnativa per i tempi, per i giorni, per il cammino. Diciamo che non era il massimo per me per poter rientrare, però ho deciso di farla perché sennò non avrei più fatto niente. Dietro l'incoraggiamento di Lino, di Vincenzo, Livia e anche Pasquale mi sono messo sotto e ho deciso di affrontarla. Oppure sono state superate perché, siccome sai, sotto le quota, quindi devo farla per forza perché altrimenti non mi sarei più spostato perché Lino andrà sempre più in alto, quindi ho deciso di iniziare da questa e vediamo di andare insieme con lui. Ha inciso anche questa tua decisione di aderire a questa spedizione sulla tua tenuta fisica? Ci vediamo alquanto di Madrid. Sì, diciamo che dal Kilimangiaro dovevo andare insieme con loro, poi mi sono messo a regime, quindi un anno e mezzo che tra diete, sport e cose varie sono riuscito a perdere qualche chiletto e adesso diciamo che sono in una fase migliore rispetto a quella che era il Kilimangiaro e purtroppo non ho potuto partecipare. Secondo te gli aspetti, diciamo, diversi, ce ne sono tantissimi, immagino, tra l'ultima spedizione fatta da in Giordania e questa che si farà sulla catena montuosa dell'Himalaya? È una cosa completamente diversa, lì avevamo quote basse, avevamo il problema del caldo, qua non sappiamo che cosa andremo a affrontare. Si parla del periodo dell'inizio del monsone, quindi dovremmo incontrare piogge, c'è il problema della quota, sono parecchi giorni di cammino. Sono tante le incognite che vanno a fare la differenza tra le due escursioni. Diciamo che questa, rispetto alla Giordania, è qualcosa di più bello perché andiamo a vedere tutte le vette dell'Himalaya e quindi tutti i vari 8.000, sarà una cosa diversa. La Giordania era una cosa un pochino più bella a livello turistico, nel senso che abbiamo visto dei posti incantevoli, ma era meno impegnativo rispetto a questa qua. Un tuo messaggio ai soci della Sud Trek, alla tua famiglia prima della partenza? Mi lascio un attimino spiazzato con questa domanda. Niente, io spero di avere la cosa di non deludere la mia famiglia, intanto di arrivare in vetta. E poi volevo ringraziare tutti quelli che ci appoggiano e ci sostengono come spedizione, come cosa, e tutti i soci della Sud Trek che ci sono sempre vicini. Ringrazio voi di Gioia Sport, che come sempre siete simpaticissimi e ci siete vicini. E non so che altro dire. Grazie, bocca al lupo. Grazie a te. Per il secondo anno consecutivo risponde presente ad una spedizione della Sud Trek Pasquale Buonarrivo dal Kilimangiaro al Merapic. Il passo è lungo o è breve? Ma non lo so, vedremo fra una settimana. Belle aspettative, sembra molto impegnativo, però ce la metteremo tutta, ci siamo allenati, siamo preparati, il gruppo è saldo e compatto, speriamo nella riuscita di questa avventura. Diciamo. Una pre-vigilia della partenza con tensione, con tranquillità, il tuo stato d'animo? Non ti nascondo, dell'adrenalina inizia a salire. Un po' mi sono documentato su internet vedendo
altre persone che sono cimentate in questa, diciamo, spedizione, e quindi ci vogliono i coglioni. Speriamo di averle, di riuscire in questo. Tanti mi chiedono perché butti i soldi così, ma io dico solo che sarebbe un crimine non andare a vedere posti che comunque poche persone nel mondo possono andare a vedere, mentre tanti possono magari vedere posti che comunque sono per molti, questi sono per pochi, per chi sono, hanno un minimo di pazzia, no? La, diciamo, il post Kilimangiaro nella tua cittadina Oppido, le sensazioni dei tuoi concittadini quali sono state? Ma diciamo tutto sommato buono, perché giustamente dice uno solo compaesano come si è cimentato in una cosa, voglio dire fuori del comune, proprio quindi sentire vari viaggi, gente che va magari alle Maldive piuttosto che a Cuba, alle Seychelles, sentire come sono andato sul Kilimangiaro. Mi ricordo ancora io quando sono arrivata, come sono entrati in persone, mi hanno buttato dall'altro lato di quanto puzzavano di tutto quello che abbiamo attraversato. Poi ancora più dura, sono altri quasi 700 metri. Speriamo. Diciamo, il bagaglio di esperienza del Kilimangiaro mi servirà per affrontare meglio questa nuova avventura. Speriamo che possa andare, diciamo, si possa concludere meglio come andate il Kilimangiaro. Io ce l'ho messo tutti in questi mesi per prepararmi, unitamente gli impegni lavorativi, familiari e quant'altro. Speriamo, al ritorno ti saprò che sicuramente sarà come esperienza, conoscenza, bagaglio culturale, il 100%, voglio dire. Per il resto spero che sia una vittoria, non una mezza sconfitta. Dei tuoi compagni di cammino conosci, l'anno scorso hai effettuato la spedizione con Lino Cangiani, Vincenzo Fondacaro e Guido Morogallo, quest'anno c'è Umberto Pino. Quindi siete cinque elementi, diciamo, di un certo spessore, che cercherete di raggiungere la cima del Merapic. Speriamo, sì, l'anno scorso eravamo in sei, quest'anno purtroppo per impegni gli altri sono potuti unire, sono potuti unire a noi. Ma ci è unito Umberto, che comunque un membro capace, pieno di grinta, di quello che ho avuto modo di conoscere in questi pochi anni che sono con la Sunte Trek. È la mia prima esperienza con lui, però vedo che dalla tempra è determinato anche lui a raggiungere questo obiettivo. E su invece i compagni che ritrovi dopo il Kilimangiaro, cioè Fondacaro, Cangeni e Morogallo, una descrizione su loro tre? Allora, cosa dire, sono stati, diciamo, per Lino, che comunque per la sua esperienza è stato molto vicino con i suoi consigli. Per quanto riguarda Vincenzo, anche lui ne ha fatto diverse spedizioni nel suo piccolo, riuscito a stare vicino anche perché essendo pure più grande, come ho fatto pure da fratello maggiore. E Lidia, siamo stati compagni di sventura, tra virgolette, ma comunque anche lei mi ha trasmesso quella carica che comunque confrontando gli uomini giustamente lei ha avuto più difficoltà e quindi da sprone per riuscire in questa nuova avventura. In bocca al lupo e speriamo che quest'anno Pasquale Buonarrivo possa centrare il traguardo della vetta. Lo spero con tutto il cuore, grazie anche a voi e buona spedizione a tutti. Con il presidentissimo della Sud Trek siamo giunti, Carolino, alla quarta edizione di queste tue spedizioni che ormai sono, diciamo, da Guinness dei primati, credo, a livello nazionale, ma non solo a livello nazionale. Noi gioiesi siamo orgogliosi, noi di Gioia Sport siamo onorati di poter raccontare in esclusiva le vostre gesta. Giordania, Perù, Kilimangiaro, Merapic, sempre più in alto. Era l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Penso, quantomeno per me, è un sogno che si avvera, perché non è un mistero per nessuno, il mio sogno è quello di scalare il Nanga Parbat, quindi questa volta ci siamo andati vicini, quantomeno come location geografica. Ci apprestiamo a fare questa spedizione che penso sia tra le più alte fatte da associazioni quantomeno locali. Niente, Fernando, che ti devo dire? Siamo
siamo carichi di emozione, siamo felici di andare. Sicuramente lasceremo un po' di preoccupazione in giro, però sai, è bello anche questo, dai. Diamo Lino una descrizione proprio del vostro, tra virgolette, tour sul Meratic. Voi partite il 20 di marzo da Roma, direzione Kathmandu. Sì, partiremo il 20 sera, faremo un volo con scalo Dubai e poi da Dubai arriveremo il 21 di marzo a Kathmandu, dove ci sarà il primo incontro con il nostro campo base. Un giorno ci fermeremo là un attimino per smaltire quello che potrebbe essere la stanchezza del viaggio, e poi partiremo con un volo interno che da Kathmandu ci porta nella località di Lukla. Già siamo nel cuore himalayano, l'aeroporto dell'Himalaya, per intenderci è l'aeroporto dove arrivano anche gli alpinisti che vanno a scalare l'Everest. E il giorno dopo inizierà il nostro cammino, che in 12 giorni, ci siamo fissati 12 giorni ma ne abbiamo due di riserva in caso di condizioni meteo un pochettino avverse, dovremmo salire fino ai 6476 del Meratic per poi riscendere di nuovo a Lukla. Un cammino poderoso, importante, accompagnati ancora da un... dalla donna con la D maiuscola della Studio Track, Lidia Morovano. Ma guarda, quest'anno ci sarà nuovamente Lidia, che sicuramente arriverà in cima quest'anno, perché ha fatto un anno di preparazione abbastanza intenso e sarà ricca dell'esperienza dello scorso anno del Kilimangiaro. Stessa cosa vale per Pasquale Buonarrigo, che ha riconfermato la sua partecipazione. E poi ci sarà un ritorno importante, quello di Umberto Villemi, che aveva iniziato con noi sulla traversata della Giordania, ma poi diciamo si era perso un pochettino il Perù e il Kilimangiaro. E poi sempre il mio fratello di spedizione Vincenzo Fondacaro, quindi saremo un quintetto di stile Dream Team, dai. Umberto Villani, tra l'altro, che si è messo proprio a regime per questa spedizione. Ma quello penso doveva essere l'obiettivo principale. Umberto negli ultimi due anni aveva deciso di riprendere questo nostro cammino tra le varie località del mondo e quindi ha avuto un'educazione alimentare abbastanza importante, con un allenamento abbastanza importante, quindi si sa, ormai non è mistero, è sceso di circa 40 kg, quindi avremo un Umberto Villemi in versione alpinista sempre. Ecco Lino, anche per una descrizione dettagliata a tutti gli utenti, e ci sono anche ovviamente i ringraziamenti che tu come presidente della Studio Track devi fare pubblicamente. Quest'anno possiamo dirlo anche ai nostri numerosi visitatori, lettori di Gioia Sport, ci sarà anche la solita grande telefonata che ha avuto un grandissimo successo nella passata spedizione sul Kilimangiaro. Ma guarda, sicuramente ringrazio ancora una volta Intermatica nella persona di Gianni Loglio, che ci ha permesso anche quest'anno di avere un collegamento satellitare con l'Italia, quindi con voi che comunque gestirete anche quest'anno, e per questo già vi ringrazio, il nostro diario di viaggio. Noi speriamo di potervi chiamare più spesso, però se ci sarà quella finale, penso, forse saremo più stanchi dell'anno scorso, non lo so, io baratterei 100 volte la stanchezza dell'anno scorso, ma farla dai 6476 del Meratic, che sicuramente non sarà la parte più difficile, perché per me sarà tutto difficile. Noi pensiamo di arrivare in cima, salvo condizioni meteo, il primo aprile, attaccare la rete. Speriamo di farvi questo bel scherzetto d'aprile, di pesce d'aprile, che penso sarà, per noi sicuramente sarà non una vittoria, perché noi non vinciamo a fare queste cose, per noi sarà soltanto un arricchimento culturale, ma penso che in questo periodo in modo particolare potrebbe essere una speranza anche per la nostra città, cioè nel senso che con un po' di sacrificio, con un po' di abnegazione, un po' di voglia, di passione, si possono raggiungere obiettivi che per noi, gente di mare, andare in Himalaya a scalare 6476 è un pochettino
anomala come situazione. Non sicuramente non sarà per gli alpinisti magari del Trentino, del Friuli Venezia Giulia, che loro comunque vivono sulle montagne. Quindi diciamo che la scommessa più bella è che marinai vanno a scalare il Marapicco. Diciamo che ci sarà una sorta di triangolo, perché le tre, diciamo, località che saranno coinvolte in questa vostra spedizione saranno Gioia Tauro, appunto Marapicco e Milano, perché il quartier generale di Gioia Sport per questa spedizione si sposta a Milano. Salvatore Corbiano sarà lui a gestire in prima persona tecnicamente il diario di viaggio. Io penso che non ci sono, almeno quantomeno non le conosco io, termini per definire l'operato di Salvatore Corbiano. Lui è sempre disponibile con noi, ci siamo sentiti in questi giorni per pianificare un attimino quello che sarà i nostri interventi dal Nepal con Milano. Lui è felicissimo di farlo, quindi anche quest'anno le nostre notizie arrivano tramite Gioia Sport e grazie a Salvatore Corbiano. Quindi che noi, io ma a nome di tutti, non finirò mai di ringraziare, e permettimi di dirlo, Salvatore è il trade union tra noi che siamo in mezzo all'Himalaya e anche le nostre famiglie. Io nel complimentarmi con la Sud Trek, con Lino Cangemi, dico grazie a questa splendida associazione cittadina che dà lustro a tutta la città, sempre vicina a noi di Gioia Sport, senza nessun tipo di aggancio extramitale, soltanto per passione, per lealtà, per grande affetto. E io personalmente devo ringraziare anche Francesco Galati, perché se questa intervista oggi si è potuta realizzare è grazie anche al suo fattivo contributo. Quindi gioiesi, sappiatelo, ci sono persone veramente propositive e collaborative in questa città che molte volte viene spesso messa negli angoli, ma secondo me abbiamo grandi potenzialità e ci sono buone possibilità per risorgere. Quindi in bocca al lupo, grazie, e forza Sud Trek, forza Marapicco. Io vi ringrazio, ringrazio Francesco Galati, che se mi permette di fare un piccolo inciso su Francesco, non è la prima volta che collabora con noi e non è la prima volta che collabora con Gioia Tauro, quindi questo avalla ancora di più il tuo concetto. Una cosa che vi voglio dire, non dovete tifare per noi affinché la Sud Trek arrivi su Marapicco, dovete tifare per i gioiesi che vogliono andare oltre quello che stiamo vivendo in questo momento. Quindi io penso che Gioia Tauro, se ci uniamo, se le forze buone di Gioia Tauro si uniscono, può finalmente emergere. Gioiasport.com, il blog con tutto lo sport della tua città.